Marchio. Gli orti di via Elisa. E qui abbiamo il posto dove sono conosciuti Bianca e Silvio. E volevamo. Il galeotto. Il galeotto. Qui si sono conosciuti. Cosa pensavano l'uno dell'altro quando sono visti per la prima volta? Lo posso sapere io. È scattato subito l'amore? Silvio a quei tempi li scattava abbastanza spesso. Poi è arrivata Bianca. È arrivata Bianca che quando gli ha fatto scattare poi non gli ha più permesso di cercare qualcun'altra. Silvio è il fondatore del Silvio Fans Club. Sì, c'ha il poster in camera, eh? No, ma no, quando ma lavorava nel caso impresso come lavorava, come montava il cappuccino Silvio. Cosa era bravo, quindi era il posto dei forchetti sul bar. Quello ma mette a posto genericamente. È strano vedere, è preciso, trovavi tutto, lasciami una cosa qui, già più non c'è. Passava a metterlo a posto. Un augurio particolare agli sposi, un augurio, tante belle cose. Silvio e Bianca, a me mancate tutti e due. La squadra è andata avanti, ma mancate anche a me, devo dire. Allora, insomma, si sposa. Chi si sposa? Silvio. Con Bianca. Bianca e Silvio? No. Davvero? Quando? L'8 di settembre. Bene, quando è nato Silvio? 23/12/81. E Bianca? E Bianca il giorno 17. Sì, ci sei quasi. 17 di gennaio dell'81. Accidenti, vedi, vedi. 17 di gennaio 1981. E Silvio? 24 di dicembre 81. Sorry Silvio, because you're a Christmas baby. Quando è nata Bianca? Allora, non lo ricordo francamente, guarda. Come te ricordi? Che se lo ricordi tutte queste date. E Silvio? Neanche. Peggio che mai. Cosa voleva fare Bianca quando era piccolina da grande? Ah, il stilista. Faceva sempre questi vestiti da nulla, no? Delle carte, delle stoffe per il suo Barbie. Ce l'hai un ricordo particolare di Bianca, buffo, che? Ah, sì. Quel buffo fotografia che ce l'ho, che Bianca e Stefano fuori, e Bianca con tutta l'acqua, la terra l'hai messa tutta alla faccia. Era un pregio e un difetto di Bianca. Sempre andato bene con tutti quanti, è una bimba che non faceva mai problemi. Il difetto di Bianca! Manifesta Bria! Ah, se lei non vuole fare una cosa, Non c'è verso di cambiare l'idea. Un difetto? Vediamo se ce l'ha. È un po' puntiglioso, che quando dice una cosa va fatta. Deve andare come dice lui. Cosa ti rende orgogliosa di lui? Tutto. Perché veramente Silvio è... Che è simpatico, ragazzo calmo, quello sa quello che vuole. Io sono contenta. Allora, come la definisci la coppia? Via! Come la vedi? Belli e comprensibile una fra l'altro, sì. Molto affiatata, si appoggiano sempre l'un l'altro, si danno spazio, sono molto bene insieme. Nonna, cosa ne pensi di questo matrimonio? Benissimo, bello. Fanno bene a sposarti? Sì, fa molto bene, si sposa, si fa la sua estimazione e io gli auguro la sua felicità sempre come oggi. E li vedi insieme bene? Sì. Sono una bella coppia? Sì, li vedo molto bene, che siano, mi sembra da vederli che sia una coppia felice. Io li vedo abbastanza affiatati, vanno d'accordo e... Sì, io penso loro da soli, che anche in compagnia, poi c'hanno tanti amici, poi sicuramente andando all'estero sono maturati e sicuramente si troveranno ancora meglio. But I'm really happy for her that she's met somebody so well suited as Silvio.
and I know they'll be very happy together. Com'è Bianca come persona? È una brava ragazza, bella, obbediente, insomma, intelligente e tutto. Simpatica. No, she's beautiful, lovely, natured, kind, beautiful girl to me. Oh, and Silvio, I think they're very well matched. Well, I do like Silvio, he's very easy to talk to, isn't he? E Silvio invece? E Silvio, che puoi dire? Lo conosco poco, però è quello poco che conosco, mi sembra un bravo ragazzo. Ecco, bene. Un pregio e un difetto di Silvio? Pregio, calcolatore, ragiona abbastanza con la testa, e abbastanza quadrato, tranquillo, simpatico. Paziente. Difetto che a volte dovrebbe ascoltare un po' di più suo fratello, visto che è il più grande. Di un pregio di Bianca. Un pregio è una colpina. E un difetto? Un difetto non ce l'ha. E cosa auguri agli sposi? E cosa vuoi? Quello che un genitore vorrebbe augurare, tanta felicità. Una vita insieme di prosperità. Un'altra. Se devono fare concorrenza a noi, deve superare i 5. Ti ricordi qualcosa di particolare durante il loro fidanzamento? Ma io, francamente, una domanda di fidanzamento non l'ho mai ricevuta a domicilio. Una volta sono andato in ferie, dovevo andare lontani. Si erano appena conosciuti, che io sapevo, non so poi se si conoscevano già da prima, non lo so. E fece un'obiezione, sì, lo dico, ma non è troppo prestino andare via assieme così? E sai cosa mi rispose? Dice, si va via così ci riconosce meglio, ma tappa la bocca. Ma come, Silvio non ti ha chiesto la mano di Bianca? Ancora che non so nulla. Come ti ha detto che si sposavano? Sono arrivati, dice, noi ci si sposa. Bianca, ha detto Bianca, no? Allora, mamma? Io ho guardato questo anello, ho detto, ma Bianca, chi è questo? E me lo devo mettere sull'altra mano. Oh sì, allora ho cambiato, ho messo subito su quella mano giusta. È bello, tutti l'aeroplano ha applaudito. Oh, è stato bello quello. Uno, due. Qual è la cosa di Silvio che più ti ha... Già, la simpatia. Invece la tua? Ce ne sarebbero tante. Però dimmi una almeno, dai. La spontaneità. La spontaneità. Spontaneità di Bianca. Io che erano già quattro volte, c'è qualcosa da dire, è difficile che... Cioè la capisci subito, nel senso, non è che ci gira intorno. Ah, davvero? Sì, sì. Ma cosa succedeva? In camera su. In camera su. Ma cosa succedeva tutte le volte che arrivava su? No, è vero. Di una volta che non so cosa cercava, io spontaneamente alzai il letto. C'era un mondo sotto, c'era un mondo a parte. Un mondo a parte. Toni, quingam, scarpe, calzini, che però se regolarmente quando te uscivi di casa ti davi tutto fuori, Sì, esagerato. Esagerato. Ecco cosa mi piace di sempre, l'esagerazione. Auguri e una buona felicità per finalmente la sua vita. Essere sempre felici come oggi. All the best. And look forward to
grandchildren, great grandchildren. Where are you going? Auguri, buon matrimonio, divertitevi, buon viaggio, qualsiasi cosa che facciate. E c'è anche la casa Luca. Sì, sì, auguri per questo bellissimo matrimonio e poi spero di vederli più volte ora. Io mi faccio tanti auguri, che siamo felici, contenti. Viva i sposi! Auguri! Anni! Sposi! Auguri! 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 Anni! Sposi! E figli maschi! Auguri! Vai. Uno, due. Viva i soldi! Dai, vai, allora dico tre, Allora chi è che si sposa, nonna? Bianca. E con Silvio. È già preparato, sposo lo è una sorpresa che non ti può fare, risposto te ne devi preparare, è una sorpresa. Molto affiatata. Appoggiano sempre l'un l'altro, si danno spazio, sono molto, fanno molto bene. Tipo io e te. Sì, tipo io e te. Che... questo Gabriele, una cosa che ti ha marcato tanto di Bianca, marcato? Sì, una cosa che ti ha segnato, una cosa che cosa ne pensi di questo matrimonio, Gabriele? Gabriele, che ne pensi di questo matrimonio? Mandagli un bacione.